un assaggio di quella passione che la dottoressa Piotto prima aveva sottolineato. Adesso vediamo un po', diciamo, gli aspetti più botanici del giardino. Buongiorno a tutti, sono Benita Cosenza, architetto paesaggista, faccio parte di Studi Extramedia. Con Studi Extramedia siamo stati piacevolmente coinvolti in questa iniziativa per realizzare appunto il giardino delle farfalle. Abbiamo accettato la sfida, cioè, progettando e cercando di dare concretezza a quello che poi quello che sarà il centro didattico permanente dell'obiettivo poi del progetto Farfalla Roma. Il giardino sarà realizzato, come abbiamo detto anche precedentemente, all'interno della riserva naturale tenuta dei Massimi, alla locanda dei Massimi. È un'area protetta ed è tipica dell'agro romano, quindi questo vuol dire che comunque da sempre l'uomo ha avuto modo di in un certo senso usare questo territorio. Quindi anche noi faremo lo stesso, cercando di, cioè di abbiamo recepito, cioè abbiamo comunque studiato, analizzato lo stato del luogo e fatto nostro quelle che sono le peculiarità di questo territorio e cercato di intervenire nel massimo del rispetto della tenuta dei massimi in cui andiamo appunto a intervenire. Lo stato dei luoghi. Il giardino, allo stato attuale, si presenta con dei manufatti o comunque delle realizzazioni che sicuramente possono essere recuperate, sicuramente fanno parte, esatto, che sicuramente faranno parte di quella che è l'organizzazione del giardino e che verranno poi inserite e completate nel progetto del modello. Quindi appunto l'attività del Club delle Farfalle a Roma è dedicata alla cultura naturalistica e alla difesa della biodiversità, in particolare degli elicotteri. Quindi la realizzazione del giardino delle farfalle, cosa che non è poi non è un tema poi così scontato, quindi il fatto di dover recepire informazioni, studiare appunto questo tipo di animali, come poter quali sono poi le componenti che un giardino deve avere per poter non solo attrarre ma permettere che i lepidotteri possano vivere in giardino in maniera quanto più lungo nel tempo possibile è stata, diciamo, la sfida da accettata e quindi l'intervento possiamo parlare che sia da vincere, non è che da vincere, esatto, sì. Sì, quindi vincere. Appunto bisogna essere calmi su questo. Quindi l'obiettivo del progetto appunto è quello di tutelare le farfalle e le farfalle locali e all'interno di un centro didattico che sia permanente. Il progetto, arriviamo al progetto, quindi il progetto è di fatto un giardino. Un giardino al cui interno vengono dislocate e organizzate tutte quelle componenti che prima Alessandro Morgante ha spiegato e che sono necessarie al ciclo vitale dell'elicottero. Allora, questa è una vista planimetrica di quello che sarà il centro didattico permanente, quindi il giardino delle farfalle. In sostanza tutto si sviluppa attorno lungo un loop, un percorso che è di fatto un cerchio, un loop, dove dall'ingresso, e quindi esatto, questa è la locanda dei Massimi, questa sarà la locanda dei Massimi, quello che è l'attuale, cioè, diciamo, ristorante Esatto, una struttura alberghiera. Tempo in memoria, esatto. Un ex casale,
dell'esagono lì è il e mentre invece questi qua, esatto, saranno i centri d'accoglienza, i famosi info point o diciamo gazebo che possono essere utilizzati a un fine diciamo utilitaristici della e organizzativi delle attività. Quindi il progetto si entra alla base, si fa il giro, esatto, si entra, ma non si sente. Secondo il progetto appunto dall'ingresso principale una piazzola di sosta e comunque d'accoglienza in adiacenza ad uno dei gazebi che è appunto dalle prime informazioni al visitatore, per poi percorrere lungo un prato fiorito con piante assolutamente spontanee della flora, esatto, quella che può essere interpretata come la pista d'atterraggio degli insetti appunto di cui parlavamo prima. Quindi lungo il prato fiorito si troveranno dei banner informativi utili appunto alla didattica installati all'interno di queste riseghe e quindi organizzati in modo tale che siano delle informazioni continue lungo appunto tutto il percorso, fino ad arrivare a quello che è vero e proprio Butterfly Garden. Quindi il percorso si allarga e si restringe per poter avere l'osservazione diretta e fare appunto i guardoni nelle aiuole dove verranno poi ospitate, si spera vengano poi attirate e vibranno le farfalle. Quindi la sosta, le piazzole sono state dimensionate in maniera tale da poter permettere una sosta, la sosta in maniera breve in modo tale da non dover disturbare poi l'habitat. Le aiuole appunto ospiteranno le piante nutrici e le piante da nettare, le piante quindi saranno tutte specie erbacee, prevalentemente erbacee e arbustive, e allo stesso tempo protette da siepi, sempre verdi, perché appunto in continuo confronto con il direttore scientifico ci pone questa è la problematica di dover proteggere la problematica del vento e quindi di dover proteggere comunque la aiuola dai venti. Il percorso continua dove ci sarà appunto uno specchio d'acqua, che sembra essere necessario al giardino delle farfalle non solo per il raffrescamento per le temperature estive, ma anche per poter attrarre altri tipi di animali e lepidotteri. Insomma, vista l'atterraggio c'è anche il duty-free altre componenti importanti del giardino sono appunto i box che abbiamo visto in precedenza nelle foto dove sono quali, che vengono appunto riutilizzati per diventare nursery e voliera. È un progetto appunto in via di sviluppo, un progetto, questa è l'idea di massima, stiamo appunto sviluppando e sempre più studiando nel dettaglio come questa possa poi diventare realtà e che il progetto appunto possa essere funzioni al minimo impatto ambientale, sia per quanto riguarda i costi di manutenzione, sia per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico e che funzioni anche dal punto di vista scientifico per poter attrarre appunto lì. Quindi anche un'ultima installazione, perché sembra che il terreno sia di fatto già pronto. Se non è venuto adesso un'erba selvaggia che cresce nuovamente. Esatto, quindi appunto il giardino è stato, questo è uno studio di come poter organizzare le nuove piantumazioni, tra virgolette, o comunque le piantumazioni per poter attrarre i lepidotteri all'interno del giardino, quindi appunto un'area dedicata al prato fiorito con le tre aiuole tematiche, con le erbacee arbustive che sono organizzate per cromatismi, quindi che vanno dalla viola all'indaco, dalla gamma del giallo a quelle del bianco, che poi sono di fatto i colori e i cromatismi di tutte quelle specie vegetali che attireranno le farfalle, protette appunto dalle siepi sempre verdi che fanno da barriera al frangimento e completato poi alte queste frangimento saranno alte in altezza
poco più di una pezza di mondo, quindi noi siamo al massimo di sotto i 2 metri, sì, esatto. Quindi appunto questo è un breve scorso, cioè delle brevi immagini di quelle che saranno poi le specie vegetali che comporranno il giardino, quindi il prato fiorito, appunto, il converso che può essere, che può fare la barriera frangimento e allo stesso tempo essere uno degli arbusti che può nutrire sia come offerta di nettare che come pianta alimentare per i frutti. Esatto, appunto, le piante nutrici, quindi ombrellifere o le barriere frangimento, come in questo caso vabbè c'è un'immagine del materno, però appunto avranno questa immagine, cioè saranno appunto organizzate a siepe. E le rosacee, quindi il portamento comunque delle piante comunque del portamento arboreo che fanno l'attrattiva, possono anche ospitare giusto durante l'accoppiamento la farfalla, quindi sia fonte di nettare, esatto, come supporto proprio fisico per l'accoppiamento della farfalla, esatto. E delle specie ornamentali rampicanti, che appunto, essendo questo anche un giardino, ci sarà un intervento, è anche un intervento di landscape design in generale, quindi c'è anche una particolare cura nella presentazione e nell'immagine del giardino. Cosa importantissima di questo, uno degli obiettivi principali di questo giardino è appunto essere un centro didattico permanente. Quindi fruire la fruizione del giardino e permettere una corretta didattica, cioè quindi anche proprio nel muoversi all'interno dell'habitat, nel muoversi all'interno del paesaggio, è stato lo studio fondamentale per la progettazione del giardino delle farfalle. Quindi appunto progettando il gruppo che ha questa forma, alcuni all'interno ci saranno delle serie dove inserire questi banner informativi che man mano daranno le tappe e le giuste informazioni rispetto a quello che si sta osservando. E il gruppo appunto attraversa delle aree che avranno poi delle funzioni specifiche delle funzioni specifiche, come appunto l'ingresso e l'accoglienza, quindi il primo approccio, la prima informazione, la prima informazione e lo start appunto del percorso e del gruppo. L'attività ludico-didattica, quindi il centro del giardino è quasi completamente libero, ci sono il prato, quindi perché no svegliarsi a prendere il sole, perché no fare, comunque sono dei bambini, quindi è giusto dare loro quello spazio di sfogo e gioco. Il butterfly garden, quindi quella che è l'area più protetta per lo sviluppo delle gole, e appunto tutto quanto studiato seguendo una certa direzionalità è organizzato in modo da, come detto prima, per dare le giuste informazioni. Io posso per tutto qua, vi ringrazio. Ci sono delle domande, fatele tranquillamente, e con piacere per sempre, E se non ci sono domande possiamo passare invece all'intervento della dottoressa Lore, che ci parlerà per conto di delle attività legate ai costi di attività legate alla didattica, portando la loro esperienza che è già consistente su queste cose. La invito a sedersi, la aiuto a trovare. Buongiorno, sono di Roma Natura, purtroppo ancora, nonostante sono 15 anni che c'è Roma Natura, devo sempre dire che c'è Roma Natura, perché ancora, nonostante poi sono usato della comunicazione, prima posso prendere solo con me, ma ancora vedo che molti non lo sanno, è l'ente della regione che gestisce le aree naturali protette che stanno all'interno del territorio del comune. E prima di tutto volevo ringraziare per questo invito, perché penso che sia veramente fondamentale per l'ente partecipare e promuovere iniziative del genere. Sono iniziative totalmente messe in linea con quello che sono i valori e
attività. E proprio gli obiettivi dell'ente, quello della gestione e della tutela del territorio. Tra l'altro, appunto, io mi occupo di educazione ambientale, per cui